Ragazzi, siamo di nuovo tornati, ma mi sono accorto che ho registrato altri 50 minuti, quindi probabilmente ancora l'avete visto spezzettato a metà già. Quindi per questo video è tutto, io vi saluto, ci vediamo al prossimo episodio. Un bello a tutti ragazzi, qui da 98, siamo al prossimo episodio che non so se vi siete accorti, ma lo sto facendo esattamente nello stesso istante dopo. Cioè nell'istante dopo sto facendo altro, l'episodio dopo. Che utilità. Comunque, volevo farvi vedere qua sotto, ho fatto questo piccolo sgabbiottino, qui così. Qui ho lasciato lo spazio per poter scegliere nel nostro Linux Extruder che cosa fare, se fare stone, obsidian o cobblestone, ma ovviamente la cobblestone non serve perché ne abbiamo già a mare proprio. Cioè la cobblestone è l'ultima cosa che faremo probabilmente. Energia ce n'è sempre. Ora quello che voglio fare è una energy cell, in modo da poter regolare tutto l'apparato dell'energia qui. Energy cell che piazzerei lì in mezzo per regolare appunto l'uscita di energia. Abbiamo scoperto che questo produce anche se non serve. Ora quello che voglio fare è poter chiudere un attimo se riesco. Per chiudere la lava se si riesce. Sì, perfetto. Ovviamente anche per questo sarà chiuso la lava. Ma adesso mi serve chiuderla un attimo qua perché tanto non sto usando energia. Voglio fare un'energy cell e voglio trovare il modo pratico per appunto bloccare comunque quello. Il modo pratico quale sarebbe? Innanzitutto sto tirando sto vetro perché mi dà fastidio. Scoperchiando tutto qua per poter lavorare in modo decente. Perfetto. Perfetto. Scoperchiamo del tutto. Olè, perfetto. Ok, intanto vi mostro che cosa ho combinato qui. Questa è la cosa più ovvia, comunque ho questi che si possono depilare. Ok. Vi mostro in modo rapido che cosa ho combinato qua. Qui c'è una. Qui scende la lava, voglio di là. E semplicemente esco dalla chest, sì. Semplicemente porta la lava a questo, che la uso per produrre quello che gli dico io. Obsidian, stone o cobblestone. Questo sposta gli items da qua a qua, che è più comodo prenderli, ovviamente. Mettiamo giù questa. E niente. Ora quello che voglio fare è trovare un modo per bloccare questo. Anche se a dire il vero potrei anche farne a meno e fare un altro motore di quello, visto che adesso ho un botto di Invar. Ed è forse quello che farò, perché questi motori qui si possono fermare tramite segnale di redstone. Così io tramite, poi vi faccio vedere che meccanismo, riesco a fermarlo quando non mi serve energia. Che poi anche questo, l'energia prodotta si riduce a 4 RF per tick quando non lo stiamo usando, ma comunque spreca poca poca poca, ma un pochino la spreca, quindi
Questo invece ne uso veramente in quantità industriali, anche quando non serve, infatti l'ho chiuso adesso. Potrei semplicemente fare in questo modo. Allora, questo lo spacchiamo. Però prima voglio fare Energy Cell per tirar su questi 500.000, che sono tanti, che sono storati, perché qua ce n'è soltanto 40.000, qua ce n'è ben 500.000 che sono stati prodotti. Quindi, facciamoci questa Energy Cell. Vediamo, Energy Cell. Mamma mia, ne hanno aggiunti una quantità industriale di Energy Cell. Proviamo l'Hardened. Leadstone, prima facciamoci la Leadstone Energy Cell, ma letteralmente è una cacata. A parte che ci si sta finendo. Allora, innanzitutto cominciamo a pulire un attimo l'inventario e a mettere giù le cose che ora come ora non ci servono. Ovviamente ci sono le ceste piene. No, questo mi serve. Pezzo di armatura qui, sì, vabbè, potrei anche usarlo volendo. Ok. Via, via. Via questo, no, il legno può servire. Questi qui non mi servono. La Gravity Gun serve. Torce qui. A posto, ok, ora è abbastanza più ordinato. Ora, quello che bisogna andare a fare è questo qui, il leadstone. Così. Il nostro leadstone, questo qua, che si fa con un blocco di redstone. Blocco di redstone, poi led e vetro. Vetro ce l'ho qui, ne ho anche abbastanza e il piombo ce ne ho qui abbastanza. Ok, facciamolo, eccolo qua. E poi per renderla operativa, questa tiene 400.000 RF, quindi dovrò probabilmente aggiornarla a questa, ma non sarà un problema. E mi serve del copper, dell'oro, uno di oro, due di questo e due di copper. Eccolo qua, e poi i tre di copper. Mettimelo così, che poi ce li piazzo io a sto punto. E come non viene? Oh, errore che commetto praticamente sempre. Devo fare l'Electrum e non questo coso qua. Electrum, come si fa? Ah, fanculo, Trum, eccolo qua. Electrum, la polverina. Cos'è? Silver e gold. Ok, facci. Un oro e un silver, andiamo qui nel pulverizer, leviamo questo, mettiamo questo, poi mettiamo l'altro, ora facciamo così e facciamo così e ce li aspettiamo qua, tanto mettiamo giù questo. Male che tra un po' riuscirò magari a farmi. Ok, fatto l'Electrum, torniamo all'altra che era appunto così. Mi serve della redstone. Prossimamente poi farò anche una Ender. Adesso mi viene il termine, secondo. Limbar, eccolo qua. Me ne servono 4, giusto? Energy cell.
Artmed 4 Invar, sì, esattamente. Questa è 4 Invar e tiene 2 milioni, 2000 K su 2 milioni, ok? Ed è 80-80. È un po' poco, è un po' poco. Quella dopo si fa in un modo prepotentemente decente, vero? Cioè non si aggiorna più quell'altra, ma si fa proprio nuova. Sì, vabbè, è troppo complicato, è troppo incasinato, è come quell'altra che c'era un tempo. Niente, ci teniamo questa, magari ne facciamo due. Vediamo di drenare la potenza che c'è qua. Quindi questa va via, questa la piazzo qua. Postazioni. L'output è qui. Dietro niente, non si può levare niente, davanti niente, destra e sinistra mi servono, di dietro niente, in teoria esattamente si sta caricando, più, no, più di così, 400 al massimo, ottimo, ottimo, perché il massimo che ci può servire è super a 160, quindi... Ok, 160 è il massimo che può servirci su, quindi non facciamo uscire niente di più. Questo è già chiuso, però continua a produrre. Questo si sta svuotando, questo 500.000 tiene, quindi è anche tantissimo, si sta a vedere. Si sta svuotando anche abbastanza in fretta, devo dire. Quindi decisamente ci siamo. Ora, una cosa che voglio fare è usare... Allora, noi sappiamo che questa energia è compatibile con quella di Buildcraft da sempre. Quindi tranquillamente possiamo fare una cosa. C'è quel node enorme lì. Possiamo tranquillamente... Dove rimettere? Sta a 410.000, sta a 170 ancora. Ok. Comunque possiamo tranquillamente rimettere il vetro, credo. Penso. Ho finito piccone io a scavare lì sotto. Dove sei? Porca miseria, se sei grande te. Mamma mia, vai via, vai via. Stai lì. Comunque, qua quasi finito di drenare tutta l'energia. Meno male. Dicevo, questa è tranquillamente compatibile con quella là, quindi... Ok. Posso farmi un assembly table. Assembly table. Perché voglio farmi questa cosa qua, la mi serve la structure pipe, senti, scrivo pipe, faccio prima, grazie al cazzo, non proprio prima, cobblestone structure pipe, eccola qua, no, crafting. Ah, crafting, ok, allora non mi serve quella, perfetto, no, no, perfetto, niente. Pensavo mi servisse, invece no, assolutamente, quindi possiamo tranquillamente prendere la gravel, che anche di questa ne abbiamo parecchia. Prendere la cobblestone e farci delle pipe, anzi, ma che meno ne facciamo. Tanto, ecco qua, dalla cobblestone ce la trasformiamo così, e la gravel ce la trasformiamo, e poi le piazziamo, però mi serve il gate, quindi per forza devo, usarlo. Ci facciamo però piccoli piccoli,
li facciamo piccoli piccoli così. Ci piazziamo qua dietro. Mettiamo questa qua. Non si collega più. Aspetta. Non si collegano più. Ottimo. Devo trovare un modo. Mi sa che non c'è più il modo di farlo. Allora, sicuramente questo è finito. Perfetto. Quindi ci rifacciamo grandi grandi. E distruggiamo sto coso che non ci serve più e facciamo un altro di questi motori e poi gli facciamo una leva che ne so, la mettiamo qua, che dà corrente penso da sotto. Adesso vediamo con le wire, queste qua, le framed wire, che sono abbastanza ottime come cosa. Serve semplicemente questa qua. Occupo strip e la red alley wire. Allora, andiamo su. Cominciamo a fare la red alley wire innanzitutto, che poi magari ci serve solo questa. Red alloy come si fa? Red alloy compound. Redstone a manetta proprio. Mi servono 3 red alloy wire, prendere 8x3, minchia, 16, 24, 24 redstone e 3 pezzi di ferro, ok, proprio dobbiamo cuocerla. Abbiamo la terza. Ho appena finito di guardare la corsa oggi, domenica, ancora domenica, sì. Ho appena finito di guardare la corsa su il motomondiale. È stata una roba allucinante, allucinante e allucinata, perché se la sono data alla grandissima. E sono andate veramente alla grandissima. Allora, un motore è qui a 2 blocchi di distanza. 2, qui c'è il motore, esattamente, e l'altro sarebbe tipo qui. Perfetto, quindi questo dovrebbe fare questo giro qua. Così. Che non lo fa mettere? Vabbè, perché non è in mano niente. Oh, devo farne altra. Peccato. Mi sa che anche devo piazzarla sopra là. Si può piazzare sopra là? Sì. Devo farne dell'altra. Devo farne dell'altra, andiamo a farne dell'altra. Ho finito la redstone da tutto. Minchia. Ne ho 24 giusti giusti. Ho seriamente finito la redstone. Indecente la cosa. La quantità di redstone che si usa è veramente indecente. No, qua, qua. Penso che questi non li userò più. Non mi servirà molto quello, ecco. Però vabbè, iniziamo.
Aia, ma che cazzo? Sa che qua per farlo partire, per disattivarlo devo... leva. No, ok, funziona anche così. Perfetto. Vediamo se ci sono gli end gate. Sì, c'è l'end gate. Perfetto. Non l'end, ma... No, che cazzo di end? Mi serve il not gate. Mi serve il not. Io ho finito la redstone, però. Vado a cercare un po' di redstone e arrivo. Thank you.